Ciao, sono Manuela e insieme a MIP ho aperto la mia impresa Creato a Manu. E Creato a Manu nasce per rispondere a tutte quelle persone che vogliono un articolo fatto a mano artigianale. Mi sono occupata di progettare delle fasce per capelli e studiando poi, una volta realizzata questa, dei capi sempre più complicati. Dall'idea del MIP, poi insieme al mio tutor Francesca siamo riuscite a individuare quali erano le idee che potevano essere sviluppate e invece quali erano fuori dalla mia portata o comunque non adatte al mio stile. Durante il periodo del lockdown ho dovuto reinventare un po' il mio lavoro e mi sono ricordata di diversi consigli che mi aveva dato la mia tutor. Uno in particolare era quello di non fare troppe cose, ma farne poche fatte bene e dedicandoci la massima cura. E soprattutto usare bene i social e cercare di comunicare il più possibile un prodotto attraverso queste piattaforme. Non mi sono fatta abbattere, dopo i primi 2 o 3 giorni di crisi ho studiato un modo per continuare a lavorare. L'idea è venuta navigando su internet e ho visto una fascia in cotone elasticizzata con dei bottoni ai lati sulle orecchie per poter agganciare la mascherina. Subito un sacco di infermiere e OSS mi hanno contattato per poterla avere e quindi diciamo che ho deviato il problema Covid rimettendomi in gioco. Uno strumento che ho trovato molto utile nel lockdown è stato quello della spedizione, che mi ha permesso di raggiungere le persone in tutta Italia. Il consiglio che posso dare alle persone che vogliono aprire un'impresa è quello di intraprendere il percorso MIP, perché è formato da persone altamente specializzate che possono davvero darvi una mano. In conclusione, nonostante il periodo non sia dei migliori, cerco sempre di mantenere un atteggiamento positivo e sfruttare il tempo che ho per migliorarmi, studiare e poter ripartire meglio di prima.